Benvenuti, buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Good Morning Milano. Siamo leggermente in anticipo sulla nostra normale scaletta, ma insomma la bellezza anche di essere sulla rete, che non dobbiamo per forza avere gli orari prestabiliti, e che tanto poi chiunque arrivi presto o arrivi tardi, sempre sulla nostra pagina Facebook può rivedere in non qualsiasi momento questa trasmissione. Quindi eccoci qua, sono le 12:12 di oggi 28 settembre 2017 e sono qui con un graditissimo ospite, un ritorno nei nostri studi, quasi un annetto di distanza ormai credo dalla sua presenza qui, ad un anno in realtà dal suo insediamento come presidente di municipio, del municipio 9, stiamo parlando di Giuseppe Lardieri. Buongiorno presidente. Buongiorno. Benvenuto, è sempre un piacere averla qui con noi. Allora, presidente del municipio 9, un anno praticamente che siete al lavoro su questo municipio. Come sta andando il lavoro in municipio 9? Allora, grazie dell'invito, è sempre un piacere, una televisione che dà molto alla città di Milano. Non mi faccia commuovere. No, ma è giusto, perché chi si occupa dei problemi quotidiani, perché parliamo sempre di alta politica, poi ci dimentichiamo di quello che c'è sotto casa, e voi lo fate. Grazie. E questo mi fa molto piacere. Buongiorno ai telespettatori che ci seguono. Sì, è passato un anno velocissimo. Sembra, quando si parla di un anno, sembra che è talmente lungo, invece poi quando ti immergi nel lavoro diventa cortissimo. E cominci a fare le prime analisi, cosa ho fatto, quanto tempo mi manca, sembra sempre che stai facendo la gara ciclistica. Il traguardo ce l'hai sempre lì, ma si sposta man mano, tappa della montagna, la pianura. Ecco, noi stiamo lavorando, diciamo che a un anno di rodaggio, io mi sento tranquillo e sicuro di poter fare bene, perché all'inizio possiamo dire tutti facciamo bene, facciamo. Quando poi ti immergi e cominci ad avere veramente la struttura in mano, ti rendi conto che ci sono a volte delle inezie, ma che ti bloccano i processi, i famosi processi burocratici, questa burocrazia che non si capisce. Si autoalimenta, ma non ti dà. Poi ci sono anche i burocrati che contribuiscono. E noi adesso abbiamo messo in piedi un programma per l'anno prossimo, anche abbastanza ambizioso, che stiamo mettendo a punto in giugno. Per il momento ci serviva tutto quest'anno per renderci conto di cosa si muoveva sul territorio, di prendere contatti, perché come le dicevo prima, una delle prime cose vogliamo far capire. Che c'è questa nuova identità. E appunto, ma i cittadini stanno capendo cos'è questo municipio, a cosa può servire, cosa può aiutare nella vita quotidiana, o fanno ancora fatica ad avvicinarsi a questa nuova fanno istituzione? Fanno un po' fatica, ed è questa una grande scommessa, ci stiamo lavorando tantissimo. Quando mi trovo con delle persone, la prima cosa che dicono consiglio di zona, il presidente si arrabbia e dicono municipio. Ecco, vuol dire che già stiamo cominciando, ma dalle piccole cose che noi dovremmo, il passaggio deve avvenire, ma globalmente. Se noi abbiamo ancora davanti al nostro municipio, all'inizio della strada, come segnaletica, scritto consiglio di zona, io mi chiedo, dopo un anno e mezzo, e noi ci siamo mossi, abbiamo chiesto, stiamo insistendo per fare questo, addirittura minacciato che se non me li vengono a togliere e li sostituiscono, io lo faccio di mia sponte. Prendo una chiave inglese e li smonto, perché è un'indicazione sbagliata. Qualcuno può dire, ma presidente, c'ha tante cose più importanti da pensare. No, cominciamo dalle cose piccole, dalle cose semplici, un significante, cioè un segnale. Insomma, che si è lì. Si sapeva poi che doveva cambiare nome il municipio. Se io dico ai cittadini c'è il municipio e poi leggono consiglio di zona, comincia già a dare un segnale. Cioè, se non hai attenzione, se voi non avete attenzione voi, perché poi per le persone, giustamente, io dico giustamente, non interessa se è il comune, se è qualcun altro. Ho visto i suoi colleghi fate attaccare cartelli sopra plastificati. Ma è brutto, significa poca attenzione. Come io che insisto moltissimo e sto battendomi molto per questo, per il territorio, per la rivalutazione del territorio, e vedo che molte persone si stanno avvicinando perché hanno capito che veramente io voglio questa cosa, ma non io soltanto, quando dico io, per carità, intendo tutti, intendo il municipio, come rappresentante parlo, voglio la rivalutazione sia dei cittadini
dei cittadini che hanno dato qualcosa, la pulizia delle strade, l'attenzione ai monumenti. Adesso, per esempio, io dovrei mettere una targa a un garibaldino nato nell'area di Affori, in via Cialdini 117, non la posso mettere perché ancora c'è una procedura che non finisce mai e non si capisce qual è. La targa l'ho già comprata, ho anticipato i miei soldi, non chiederò i soldi al comune fin quando non sarà tutto stabilito, quindi male che vada ci ho rimesso i miei soldi. Però non dobbiamo arrivare a queste cose qui, noi dobbiamo, il municipio ha per me una grande valenza, io mi sono candidato nel municipio perché credo in questa istituzione. Questa istituzione non può togliere potere a nessuno. Noi non vogliamo togliere potere. Qual è quella parte del municipio che proprio l'ha fatta innamorare di questa istituzione? Io mi sento parte della città di Milano, non una parte a sé. Io dico sempre, io il comune di Milano, io sono il comune di Milano, nel municipio sono il comune di Milano, non sono contro il comune di Milano. E allora, io capisco che il potere... Interessante, perché vediamo poi che il Presidente Ladier in realtà è dalla parte opposta rispetto al governo, sì, ma... politicamente parlando al governo. Ma da quando mi sono insediato, e chiunque mi ha conosciuto sa che io mi sono insediato, al centro ci sono i cittadini. Diciamo il Presidente, non c'è... come si dice lo slogan, il Presidente di tutti. Bisogna essere non Presidente. Non è solo uno slogan. Bisogna essere Presidente di tutti, non bisogna pensare a colore quando ti insediano, perché il cittadino è al centro. Chi fa bene nei confronti del cittadino, bene, vuol dire che ha fatto bene anche per il suo colore politico, ma sempre tenendo presente quello che i cittadini vogliono, non sempre quello che si può fare, intendiamoci. Però la cura del territorio, io voglio partire dalla cura del territorio, è da un anno che lo dico, l'ho detto in campagna elettorale, continuo a dire che dovrà diventare la Svizzera di Milano, il quartiere del municipio 9, perché adesso per esempio abbiamo già fatto una delibera, abbiamo anche parlato con l'assessore Maran, stiamo facendo un bel lavoro, non vorrei anticiparlo, ma un bel progetto sulle rotonde del nostro municipio, da dare un colore, da dare un'identità, una rotonda, un'identità, perché se noi riusciamo a dare decoro a uno spazio e dare un punto di riferimento all'interno di un quartiere, forse anche quello che c'è intorno tiene come riferimento la cura e cura anche il territorio, perché la cosa fondamentale, vetro rotto, la sindrome vetro rotto chiama vetro rotto, vetro sano rimane sano, pulito rimane pulito. Io faccio sempre l'esempio di Expo, qualcuno mi deve spiegare come mai 100-150 mila persone non c'era una carta per terra, perché non c'era il primo che la buttava e in più la raccoglievano. Lei spesso fa di questo fatto di dare buon esempio e di cercare di fare dare buon esempio. È il buon esempio, non c'è niente da fare. Noi adesso stiamo affrontando questo, ma lo stiamo affrontando con forza, con tanta energia, il problema delle discariche. È proprio la notizia di oggi, Piazza lamentava la registrazione quasi, il censimento quasi, sì, ma di ormai fatto... discariche in ogni municipio periferico della città, in Guarda, tutti gli 8 municipi AMS ha riconosciuto proprio la presenza di questo problema e che ha detto che metterà anche in campo nuove forme di prevenzione, come esempio le telecamere mobili oggi parlavano, e so che lei ormai ha un filo diretto con AMS. Io continuo a fare i complimenti all'AMS perché lavorano benissimo, su alcuni momenti abbiamo raggiunto, io dico, tempi da Formula 1. Io chiamo e dopo 5 minuti è fortuna che si trova il camion in zona, però anche questo è sindrome di efficienza, audaci, no? Di efficienza. Le persone, loro fanno intervenire subito, quindi io faccio sempre i complimenti all'AMS che lavora bene. Però, ricordiamo però, scusate, che questo è poi però un costo per la collettività, perché vediamo sempre che ogni chiamata è quello che io vorrei, non è il costo della chiamata, quello che volevo sottolineare, il Presidente. Due cose, perché poi l'AMS a fine mese fattura, come esatto. Dire, segna, come si diceva una volta, no? Due cose voglio sottolineare. Primo, che questo non è gratis, quindi è un costo per la collettività. Io pago le tasse, ne pago pure parecchio, quindi vuol dire che voglio che se ne dia conto di quello che si fa. Secondo, il fatto che queste persone, diciamo tutti, arriveranno le telecamere, non è arrivato ancora nulla, arriveranno le telecamere mobili che dovevano essere a luglio e non ci sono neanche quelle. Ho chiesto la squadra mista di un vigile e un ispettore, mi rendo conto che l'area è grande, però se se ne pizzica qualcuno forse qualcosa succede. Altri strumenti, io devo lavorare con gli strumenti che ho. Se non ho nessuno strumento, perché qualcuno me l'ha detto, però vorrei, lo dico con tutta tranquillità,
continuerò a farlo perché credo in questo lavoro, in questo modus operandi. Qualcuno mi ha detto, Presidente, ma lei sta diventando l'ispettore dell'AMSA? No, io non sto diventando, perché gli ispettori dell'AMSA lavorano bene. Però se sono a conoscenza, se ogni mattina mi faccio il mio giro di 2 ore per il municipio, per vedere cosa c'è in giro, come... Questo è semplicemente attenzione al territorio, non significa fare l'ispettore dell'AMSA, significa collaborare, significa conoscere il proprio territorio che si amministra. Un'attenzione che qualunque cittadino potrebbe anche avere, certo, solo il Presidente. Ma appunto, guardi che tanti cittadini segnalano, no, anzi addirittura adesso sta diventando quasi un pochettino, sorrido ogni tanto, io mi mandano, e qui non raccogliamo, dice tanto il Presidente conosce i municipi ma non mi dicono la via, ormai... è diventato, ce n'ho 3 o 4, dopo gliele faccio vedere, che ormai conosco, allora questa è via Calabria, questa è via, cioè conosco bene. Ma lo fanno anche per vedere se conosce il quartiere. Beh, per infatti, fortuna. Le mandano la foto così, dice, vediamo se riconosce che angolo. Per fortuna conosco benissimo, perché lo giro continuamente, a piedi, in macchina, lo giro continuamente. Quindi noi stiamo lavorando in questo modo perché se non abbiamo altri strumenti, le multe, le famose multe, ci sono da 40 a 400, l'ho scritto, l'ho fatto, l'ho messo 50.000 volte, sono andato alla ricicleria, ho fatto i filmati, c'è la ricicleria. Ma il Presidente non può fare la multa. Non ascoltano, il Presidente tutto, anzi, quelle poche volte che ha detto alle persone si è preso delle parolacce, essendo... E per fortuna devi stare quello, pure a te. Anzi, infatti, per fortuna solo quello mi viene da dire. No, devi stare... ma ieri proprio è uscito questo signore, tutto incavolato, quando ho detto, guarda, sono il Presidente, mi spiace, ma questa cosa io la faccio togliere immediatamente all'AMS. Ci non arrivo subito col camion. E l'ha tolta in via Magellano, che è una strada, Magellano, Conte Verde, Cannero, è terribile. Alcune strade che non facciamo in tempo a togliere, che rimettono. Questa sono stati fatti anche con l'amministrazione precedente, sono stati dati tanti di quegli opuscoli in 14 lingue, gliene frega niente a nessuno. Il problema qual è? Che molti, perché prima abbiamo il fenomeno è diviso in 3 categorie, quelli che svuotano le cantine o gli appartamenti, che adesso come le dicevo sono diventati furbi, portano, li scaricano in alcune strade tipo via Luxemburg per esempio, che è una strada vicino alla ferrovia un po' più nascosta, scaricano i mobili e poi mettono addirittura il numero, chiamata AMS con numero fasullo, e li ho sgamati 2 o 3 volte, l'ho messo su Facebook proprio per far capire alle persone, se vedete chiamate l'AMS per verificare se è vero o non è vero, quindi lo sanno che stanno commettendo qualche cosa, è una furbata. Poi ci sono quelli che continuano a portare la spazzatura fuori dal condominio, la portano fuori, cioè usano le... persone addirittura che arrivano da fuori. In Viale Zara l'altro giorno una signora distinta è scesa parcheggiando male, ha attirato la mia attenzione, io stavo passando perché ha parcheggiato male, e alla fine scopro che questa veniva da fuori Milano e andava a scaricare a Viale Zara. Adesso questo numero che sta sentendo è un ragazzo che mi fa le segnalazioni. Sembra la vibrazione infatti del cellulare del Presidente, ma no, ci mancherebbe. È un ragazzo prezioso, alle 5 di mattina mi manda le segnalizzazioni. Alle 5 di mattina. Ma vedi, questo è quello che diceva prima, c'è cioè il buon però esempio, questo, poi crea anche però io lo ringrazio. Dei buoni cloni in un certo senso. Di, no, ma io lo ringrazio perché dico sempre, sorveglianza, se c'è la partecipazione, che poi ci riempiamo sempre la bocca di partecipazione, una partecipazione attiva, non diciamo va tutto male. No. Se partecipiamo tutti, perché quando si parla tutti sono disonesti, poi se mi trovo con 5-6 persone dico io sono onesto, tu onesto, tu onesto, e allora vedi che non siamo tutti disonesti. La stessa cosa è qui, noi dobbiamo cercare di prestare attenzione al nostro territorio, se noi prestiamo attenzione al nostro territorio, alla nostra, all'arte, cultura che c'è sul nostro territorio, e infatti anche per questo stiamo facendo adesso. Infatti insomma un territorio che appunto di arte e cultura ne ha da vendere. Ma tantissimo, poi ci sono delle persone... E infatti vi state muovendo. Ci sono delle persone straordinarie, storici, no? Che si danno molto da fare e che collaborano. Adesso per esempio vogliamo raccogliere è brutto, vogliamo riuscire a portare a Bruzzano 3 sarcofagi che sono in giro, uno fa da fioriera, uno fa, eh sì, purtroppo è così, e allora il problema è un po' come trasportarle adesso però ci riusciremo, quindi fare un polo anche di storia, sì, quindi sì. Questo significa tanto. Delle ville pazzesche. Poi vogliamo tirar fuori il meglio di tutti i personaggi, ho chiesto a questi storici che sono amanti dei propri territori, che io ringrazio, Ripamonti, il dottor Bartoli, sono persone splendide, Galdino, tante di queste persone che lavorano gratis, lo fanno per passione, che amano il territorio. E allora vogliamo fare un libro, vogliamo fare delle iniziative, vogliamo mettere delle targhe,
per mettere una targa a un garibaldino sono 2 mesi che io sto impazzendo per riuscire a capire la procedura. E adesso vediamo, speriamo che si concluda, come la Villa, Villa Litta, Villa Clerici, cioè Villa Naudo abbiamo in municipio, sì. Cioè sono dei posti... Beh, siete in municipio è qualcosa di bellissimo, cioè, che uno quasi non si aspetta di trovare, eh? Poi certo, arriva lì veramente... perché è importante valorizzare, io dico sempre, il nostro municipio ha un potenziale enorme, è il più infrastrutturato, abbiamo 3 metropolitane, il passante... Abbiamo la circonvallazione 90-91, parliamo del municipio, noi parliamo del municipio che, ok, adesso poi parliamo di zone periferiche, tutto, ma io mi arrabbio un po'. È il municipio di Garibaldi, è il municipio passante. Cioè, è un municipio ricchissimo, 2 università, abbiamo il Politecnico, abbiamo Bicocca, sì. Abbiamo il Museo della Fotografia, del Cinema. Abbiamo l'ospedale di Guarda, abbiamo delle eccellenze, e allora questo noi dobbiamo valorizzare, questo contorno che abbiamo detto adesso, che purtroppo ha anche monopolizzato un pochettino la nostra intervista, è una realtà che deve finire, perché io dico, io sono stato a Roma 2 settimane fa e veramente non la riconosco, io prima lavoravo, andavo ogni settimana per lavorare a Roma ed era piacevole, non è stata mai una super città pulita. Però era piacevole, diciamo. Oggi veramente cassonetti incendiati, ma veramente una cosa, io non voglio arrivare a questo, non ci dobbiamo arrivare, è un orgoglio che dobbiamo avere, io non sono nato a Milano ma mi sento un milanesissimo, quindi io amo questa città in un modo, e quindi voglio proprio, lo desidero, è un desiderio, è una scommessa che abbiamo fatto. Mi diceva prima Forretta che state ovviamente, appunto, non monopolizziamo l'attenzione sulle cose negative, no, io voglio portare invece le cose positive, ce ne sono tante, anche sullo sport, certo, state noi abbiamo muovendo sabato e mi domenica. Ha subito catturato, attenzione, perché magari non ci segue spessissimo, però sa, noi siamo proprio paladini degli sport minori, li certo. Chiamiamo noi, no? Che spesso diciamo poi minori di chi? Perché poi cominciamo a vedere altro che minori. E mi diceva che proprio sugli sport minori state facendo invece sì, una noi bellissima iniziativa. Dovevamo fare, poi non siamo riusciti a concretizzare per alcune variabili, ma lo faremo l'anno prossimo. Vorremmo dare una grande risonanza, però vogliamo dare anche, siamo sempre combattuti dal fare l'evento in un posto che ha una risonanza cittadina, e questo te lo può dare Piazza Gaulenti, però abbiamo quell'animo di cittadino, di attenzione ai luoghi che noi diciamo che sono belli, non possiamo trascurarli, e infatti l'abbiamo fatto a Villa Litta, nel il parco di Villa Litta. Tutto poi è veramente un insieme anche di comuni, non c'è, cioè i famosi, certo, vecchi comuni, esatto, del 23, no? Sì, e quindi molto c'è ancora quella, abbiamo scoperto di... domenica lo stemma di Affori, che dal 1929 sì, quando è stato poi che è stato concretizzato poi il passaggio al comune di Milano, quindi siete un po' sempre, no? Sì, e allora vogliamo, e allora l'abbiamo fatto ad Affori, no. È riuscito benissimo con i ragazzi, comunque con rugby, col calcettino, col calcetto, con la pallavolo, pallacanestro, per farli provare questi bambini ad avvicinarli allo sport. Adesso ne faremo un altro, però essendo novembre non possiamo rischiare, lo facciamo al chiuso, e lo facciamo in una struttura che non paghiamo nulla, perché abbiamo, è convenzionato che per un tot giorni ci devono darlo anche al municipio, quindi abbiamo scelto una struttura ancora più in periferia, dove tanti sport minori, che ripeto, io non mi piace chiamarli sport minori, perché poi quando andiamo alle Olimpiadi sono questi sport, sono quelli che ci portano, che ci danno le medaglie, quindi le soddisfazioni, è il contrario, spendiamo tanti soldi in altri sport che poi non ci danno quelle soddisfazioni, che non giustificano quell'investimento, ecco, diciamo. Che sia il judo, che sia la pallacanestro, che sia il beach volley, che sia la pallavolo, che sia il karate, che sia lo scacchi, tennis da tavola, quindi questi sport, e dovrebbe avvenire sicuramente una bellissima giornata anche il 19, dovrebbe essere il 19 novembre, allora, dobbiamo deliberarlo, però basta andare poi sul dovrebbe sito essere, sì, poi metteremo quando, poi stiamo facendo una bellissima iniziativa che partirà il 3 di ottobre con tutti i primari dell'ospedale di Guarda. Quindi ci sarà l'assessore regionale, ci sarà il direttore generale Trivelli, ci sono tutti i primari. Noi abbiamo fatto 3 incontri, faremo 3 incontri a Villa Clerici dalle 18 alle 20, 3 li faremo a Villa Litta, poi andremo all'auditorium Cagranda, poi andremo 1 all'interno del Niguarda in una struttura straordinaria che è all'interno del Niguarda dei disabili,
quindi veramente all'avanguardia, vogliamo farlo anche lì, quindi andare su tutto il territorio. L'ospedale va incontro ai cittadini, non visto lo specchio, l'ospedale mi guarda, ha avuto veramente un cambio di volto e di sostanza, non di forma ma anche di sostanza. Andare al dentro, io i miei figli sono nati lì, però mentre mia moglie stava nel camerone, oggi stanno nella stanza singola, massimo due persone, con l'aria condizionata, quando sono nati i miei figli, no. Quindi mi guarda, ha avuto un cambio. E noi con dottor Trivelli e la dottoressa Luzzi, direttore sanitario, una bellissima intesa, stiamo andando sul territorio, abbiamo fatto per esempio una riuscitissima... siamo stati in giro per tutti i territori con i carabinieri sulla truffa agli anziani. Sì, mi ricordo, siamo stati tantissimi incontri. I primi, abbiamo fatto tantissimi incontri, ce li hanno richiesti, ce li stanno richiedendo ancora adesso. E torneranno, certo, e con i carabinieri, anche se sono cambiati, ma anche il nuovo comandante l'ho già contattato, ma possiamo farlo con i vigili, cioè abbiamo un'ottima collaborazione. Poi il mercoledì del libro per la cultura stiamo facendo a Villa Litta, sempre a Villa Litta, come mercoledì del libro, proprio perché vogliamo che le persone ritornino a leggere, si riavvicinino alla lettura. Sai che insomma è un tema importante, ci sono perché... municipi, ad esempio come il 4, dove è arrivato un dato dove non ci sono più librerie in quel municipio. È un peccato. Tutte le librerie del municipio c'erano, hanno chiuso tutte quante. È veramente un peccato. Io sono uno che legge tantissimo, ama leggere, quindi... Quando non si sa, perché siete sempre in giro sul territorio? No, da mezzanotte all'una, un'oretta riesco, perché se non... mi manca. E poi alle 5 già in giro sul territorio ad andare? Alle 7, sono, mi alzo presto, però alle 7 sono fuori, no. Perché poi onestamente puoi fare tanto, ma sei una persona, c'è anche una famiglia che... chiedo scusa a mia moglie in diretta, perché mi vede poco e mi sta supportando veramente tanto. Presidente, siamo in chiusura. Io la ringrazio davvero per questa bellissima intervista, perché ci racconta sempre tutto quello che succede sul suo territorio. Si ricorda che noi comunque siamo qua, qualsiasi cosa succede ci vuole venire a raccontare. Io se posso approfittarne volentieri, perché quando vuole, per raccontare tutte le attività belle che state facendo, ne avete davvero tantissime, cultura, sport, insomma, luoghi interessanti poi sul vostro municipio, veramente qui le porte sono aperte. E poi vogliamo fare una bella, stiamo facendo un bel progetto Free Disability, un progetto che abbiamo intenzione di portarlo avanti nei 5 anni, abbiamo fatto una convenzione con lo sportello Alzheimer per tenerlo aperto di più con Niguarda. Abbiamo messo un bel po' di soldini anche lì, perché vogliamo che questo servizio molto importante, la patologia che insomma è molto presente, e c'è stata questa richiesta da parte di molte persone, noi come municipio stiamo facendo questo, stiamo all'attenzione al territorio, perché la burocrazia non me la prendo con nessuno, dico semplicemente che se c'è un superappalto, che questo dobbiamo dire una volta per tutti, i municipi, essendo all'interno del Comune di Milano, il Comune di Milano dà gli indirizzi generali, il municipio, se vuole fare il salto di qualità, vogliamo veramente parlare di municipi, deve avere la possibilità di poter intervenire, di poter spendere, perché fare solo le segnalazioni allora vuol dire che siamo il vecchio consiglio di zona mascherato. Noi non dobbiamo lavorare così. Il nostro obiettivo è quello di arrivare il più presto possibile a poter operare. Le porte semplicissime sono ancora in tempo. Certo. Noi avevamo fatto una richiesta di illuminazione di un passaggio, 100 metri, quindi priorità 1 per l'illuminazione. È passato quasi un anno e ancora io non vedo niente. Abbiamo avuto 145.000 euro di competenza del municipio. Bene, noi con questi 145.000 euro abbiamo destinato immediatamente dei soldi per illuminare quel posto e rifare il passaggio. Quindi questo significa stare lì sul posto. Io non chiedo, so che ci sono gli appalti, quindi non possiamo andare negli appalti, non ci voglio andare, io non mi interessa, però se c'è un marciapiede di 2 metri, quelle cose per gli anziani, abbiamo tanti anziani, se c'è la buca minima, io non dico di asfaltare tutta la strada, non posso farlo, mi rendo conto che ci sono gli appalti, però quelle cose minime noi dobbiamo assolutamente intervenire. Non ha gli strumenti per poter intervenire. Oh, allora, o ci danno gli strumenti, se no è un consiglio di zona mascherato. Non era questo l'obiettivo. Sulla carta
Non è questo. Ricordiamo, appunto, come dicevo, poi Municipio 9, che storicamente ha una storia anche proprio di comuni, certo, no? Afori, tutta la zona di Bruzzano, quindi insomma. Bruzzano, Afori, Comasina, cioè ognuno mi guarda. Erano tutti, e si vedono, sai, che sono tutti ancora, mi viene a dire anche benvenga, cioè, ma splendido, ancora, ma hanno ancora un'entità proprio di, certo, paese a volte, lo si respira quando si passa nelle vie, e giustamente, insomma, voi siete ma anche non... persone del fare, volete intervenire. Ma noi vogliamo esaltare proprio queste, questo modo di lavorare che c'è a Bruzzano, leggermente diverso da quello che c'è a Afori, leggermente diverso da quello che c'è a Niguarda, leggermente con Masina. Cioè, pensare un po' delle contrade di qualche... Sì, no? Poi pensiamo anche a quello che dicevamo prima. Adesso arriverà tutto un progetto che interesserà il futuro di Milano. Mamma mia. Oltre a Gago Volenti, lo scalo ferroviario, un'area di 660.000 metri quadri, noi abbiamo presentato una delibera molto interessante, dove abbiamo espresso, c'è un filo logico. Noi ci rendiamo conto che quella non è un'area che appartiene solo a noi, io abito proprio nei pressi, quindi sono parte in causa. Non è una parte che è solo nostra, è una parte nostra, ma di tutti gli altri. Città. Quindi abbiamo pensato, qualsiasi intervento che abbiamo messo dentro, il famoso sogno che c'ho anche là dentro. Com'è il sogno del presidente Lardieri per lo scalo Farini? Sì, il sogno dello scalo Farini, io dall'inizio che lo dico, prima di tutto è stato uno scalo ferroviario, quindi ci vuole un museo dei trasporti. Ricordiamo poi che lei ha lavorato in... Certo, io ho lavorato, quindi, ho lavorato proprio allo scalo Farini. Ah, e quindi un pezzo di cuore. Un pezzo di cuore, quindi lì un ritorno lì. Oppure sono stato l'altra sera con i Federmodellisti, persone entusiastiche, c'è tanta gente appassionata di treni, quindi non solo un museo all'aperto di vetture, ma anche delle strutture per dare, e quindi la cultura del treno, la cultura dei trasporti che vogliamo, hanno cambiato l'Italia, hanno dato un grande sviluppo all'Italia. Poi noi volevamo assegnare, ho molti contatti, spero di portarli a termine, almeno l'ho lanciata l'idea e mi sto muovendo anch'io, il verde, questo famoso verde. Il verde non deve essere un qualcosa di buttato lì solo perché è verde, gli alberi, abbiamo il verde, riempiamo gli spazi. Io vorrei un verde, tra virgolette, colto, uh-huh, un verde assegnato all'università di scienze agrarie, cioè come da poter fare degli studi, degli esperimenti, delle ricerche, cioè hai lì. Hai un parco di 350.000 metri quadri, dovrebbe venire, almeno così c'è scritto, speriamo che succeda questo, e io voglio credere che succeda questo, 350.000 metri che possa servire anche per fare degli esperimenti, che ci sia un punto dove richiami cultura, richiami persone, ragazzi che vengono a fare gli stage, vengono a portare qualcosa e a costruirlo, a strutturarlo nel miglior modo possibile, con consapevolezza. Non un verde inconsapevole, pensato. Poi, un verde pensato, poi una struttura che possa essere a metà tra un museo e il futuro, che ospiti mostre e quindi, uh-huh, sia un punto centrale dal mondo che arrivi lì. La parte di sotto di museo, ne abbiamo tante di opere buttate negli scantinati. Credo che perché a Milano un museo in più non faccia niente, male. Non faccio venire a Milano, è una città turistica. Sì, Milano è un turismo colto. Sì, sì, è un turismo di ricerca. Quindi sì, vuol dire che c'è questa fame, sì, e non ne dobbiamo soddisfarla. Siamo nelle condizioni di farlo. Poi una struttura, in tutta quell'area non c'è una struttura sportiva. Ecco, lì mi piacerebbe avere, ci piacerebbe avere, una struttura polifunzionale. Il contenitore deve essere unico, in modo meno consumo di suolo, meno, sì, 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 una struttura unica con delle piattaforme all'interno polifunzionali. Devo fare la piscina perché ho le Olimpiadi oppure un torneo internazionale, con le paratie si alzano e si forma la piscina. Ok, su ghiaccio mi esce, cioè sono già, non è fantascienza. Sì, non è fantascienza, diciamo, non è che si è inventato la notte. È realtà. Il presidente l'ha visto. Quindi, già fatto da qualche parte. Certo, a Dubai, anche addirittura in Jugoslavia. Cioè, poi vogliamo fare questo sogno. Noi dobbiamo passare dal Municipio 9 al Municipio 8, interconnettere, se sono in ritardo chiudo. No, siamo in chiusura, adesso un po'. Connettere il Municipio 8 con il Municipio 9, in questa collinetta mi piacerebbe avere tre vasche con dei giochi d'acqua in mezzo che richiamano la Reggia di Caserta, con delle scalinate laterali che sono Piazza di Spagna e il semiciclo che ricorda Tritone, Piazza del Tritone. Quindi un qualcosa che possa... è ben più di un sogno proprio, cioè l'ha pensata tutta. Sì, lo stiamo mettendo anche con degli architetti che ringrazio, che lo faranno gratis. Cercheremo di concretizzare questo. Poi non ci dimentichiamo che è la zona più infrastrutturata di Milano,
e lì ci dovrebbe essere anche qualche struttura pubblica, in modo che gli impiegati che vengono da fuori Milano potremmo fare una fermata lì, perché c'è la M3 vicino, sì. C'è il passante che è nel cuore del passante, in più si potrebbe fare una fermata, non una stazione, una fermata prima di Garibaldi, e quindi tutte le persone che vengono da fuori, quante macchine in meno potremmo avere lì. Presidente, è un bellissimo sogno, la seguiremo insieme. Se non lei, si sogna, non si realizzerà mai nulla. Grazie mille allora, grazie, buon lavoro, e ci vediamo presto. Buongiorno ai telespettatori. Grazie mille a tutti voi che ci avete seguito. Ancora l'appuntamento è per domani, ore 12.30, con un'altra puntata di Good Morning Milano. E oggi pomeriggio, ore 18, con l'informazione di Milano All News in diretta, questa sera, sempre qui su questo canale e questa pagina Facebook. Grazie mille, arrivederci, a presto.